Buongiorno a tutti. Chiedo scusa a nome del secolo che organizza questo confronto per l'inconveniente. Abbiamo rispetto di tutti, dei problemi di tutti. Speravamo che si lasciasse la parola a un dibattito democratico senza farci perdere un quarto d'ora. Comunque, vedo che la sala è piena. Grazie a tutti i candidati che sono venuti, grazie a voi che siete qua. Io sono Michele Brambilla, direttore del secolo. E ho il compito solo di introdurre spiegando le regole d'ingaggio di questo confronto. Ci saranno tre domande per ogni candidato e ciascuno avrà 2 minuti di tempo per rispondere. 2 minuti non è pochissimo, ai tempi radiofonici sono anche al di sotto di solito. I candidati vedranno il timer sul monitor davanti e sanno che si dovranno interrompere, anche perché dopo 2 minuti l'audio viene tolto, quindi non potranno sforare. Chiedo al pubblico di non interrompere mai nessun candidato, neanche per applaudire. Gli applausi magari si fanno alla fine di ogni intervento. Sono certo che ci sarà un clima civile. Le domande saranno rivolte ai candidati dei colleghi Mario De Fazio ed Emanuele Rossi, che hanno seguito la campagna elettorale per il giornale che dirigo. Non sono ammesse domande di candidati ad altri candidati, cioè devono rispondere alle domande che vengono fatte da Rossi e De Fazio. Noi non abbiamo concordato le domande, ci sono tre temi. Il primo sarà la sanità, la seconda lo sviluppo economico, il lavoro, le opere, le infrastrutture e la terza sarà una domanda di carattere politico, ma ogni candidato avrà una domanda, diciamo, personalizzata a seconda delle liste che rappresentano. L'ordine degli interventi: noi seguiremo quello della scheda elettorale, andiamo in ordine, per cui comincerà Alessandro Rosson, poi Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra, Marco Bucci e Andrea Orlando. Il secondo giro si farà l'ordine inverso, quindi comincerà l'onorevole Orlando e finirà il candidato Rosson e poi si riprende ancora da Rosson a Orlando e queste sono le tre domande. Alla fine ogni candidato avrà 1 minuto di tempo per fare un appello al voto. L'ordine per l'appello al voto è stato sorteggiato. E interverranno nell'ordine Felice, Cella, Rollando, Toscano, Bucci, Rosson, Ferrando, Orlando e Morra. Grazie anche per la pazienza. Io adesso do subito il microfono a Emanuele Rossi che farà la prima domanda. Buongiorno a tutti. La prima domanda è per Alessandro Rosson. E partiamo con, diciamo, una domanda attesa, ma che sta a cuore a tutti i liguri, le liste di attesa in sanità. Qual è la vostra soluzione, la vostra proposta per ridurle o per cercare di azzerarle? Allora, noi in Indipendenza siamo persone serie, vi guardiamo negli occhi e non vi raccontiamo frottole. Io ne ho sentite tante, soprattutto dal sindaco e candidato Bucci, che ha promesso di azzerare addirittura le liste di attesa. Tra le tante che ha sparato, mi sembra di essere a Natale, ci manca anche che tu prometta 3 volte Natale e festa tutto l'anno. Le soluzioni ci sono. Innanzitutto bisogna rimediare i danni che ha fatto questo centrodestra negli ultimi 9 anni, 232 milioni di debito, non li ha fatti Alessandro Rosson, li ha fatti questo centrocentro, neanche destra, una parola che non si meritano. Si possono abbattere le liste di attesa, come? Facendo lavorare di più le macchine. Le macchine lavorano 6-7 ore, non di più, bisogna farle lavorare almeno 16-18 ore. E come si fa? Dove si prendono le risorse? Di chi è la colpa? Dell'amica di Bucci, Giorgia Meloni, che col patto di stabilità ci ha legato le mani. Bisogna stralciare le spese sanitarie dal patto di stabilità. I soldi si trovano per le armi in Ucraina, quelli si trovano, per le liste d'attesa no. Per una coloscopia, e io ne so qualcosa purtroppo, 15 mesi d'attesa. Questa è la verità. Per un TAC o una risonanza magnetica, 12 mesi d'attesa, per una mammografia 6-8 mesi se si è fortunati. E allora basta,
dare in mano tutto ai privati. Deve ritornare alla sanità pubblica, la sanità pubblica arretra, ma è sbagliato, perché non tutti hanno i soldi per potersi permettere visite specialistiche. Ma stiamo scherzando? Ma leggete i dati, 100.000 liguri non si curano più. Le persone che non hanno i 200 euro per una visita specialistica muoiono in questa regione e qualcuno racconta frottole. Buongiorno. Bucci, se non si era capito. Grazie Rosson. Buongiorno a tutti e continuiamo con le domande di sanità. Davide Felice, Forza del Popolo. Lei si è dichiarato orgogliosamente Novax, ma come avrebbe affrontato la pandemia senza i vaccini? Allora, noi di Forza del Popolo crediamo fortemente nella Costituzione, perché è la base, la radice della nostra cultura giuridica. L'articolo 32 della Costituzione prevede al comma 2 che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario in assenza di disposizioni di legge. Se ci ricordiamo bene, siamo stati indotti ad una dittatura sanitaria basata su DPCM totalmente illegittimi, ma addirittura questa dittatura sanitaria, se ci ricordiamo bene, ha creato discriminazioni nei posti di lavoro, sospendendo persone, personale, lasciando sul lastrico e creando delle disparità di trattamento tra persone. Punto numero uno. Punto numero due, parliamo anche di reazioni avverse e di malori improvvisi, perché queste cose accadono oggi. E quando noi parliamo di Novax, noi non vogliamo essere i complottisti dell'ultima ora che vedono il sospetto dietro gli angoli, ma proprio perché a fronte di quello che è successo e a fronte di quello che è stato avviato a partire dal 2020, Forza del Popolo dice no, dice un principio fondamentale che ognuno, visto che siamo tutti diversi, ok, allora ha il diritto di poter scegliere quello che è il proprio trattamento sanitario. Quindi noi non vogliamo precludere delle vie, ma è chiaro che il cittadino deve essere libero di scegliere quello che sono le proprie scelte in ambito sanitario, non con una dittatura che ha portato solamente discriminazioni. Quindi chi si vuol sottoporre al siero, per carità di Dio, è libero di farlo. Però attenzione, ricordiamoci anche che abbiamo firmato un consenso inconsapevole che permetteva di non essere Felice. Risarcito. La prossima domanda è per Toscano. Candidato, con il PNRR sono state finanziate 32 case di comunità e altre opere importanti per la sanità in Liguria. Voi siete molto critici nei confronti dell'Europa. Come si può sostenere un sistema universalistico di sanità fuori dai canoni europei? Intanto bisognerebbe dirli tutti i dati per fare capire a chi ci ascolta quali sono le priorità di questa Europa. È vero che ci sono dei soldi per la sanità, ma sono l'8% del totale nel PNRR, mentre settori come la digitalizzazione o la transizione green arrivano al 20% e al 30%. Quindi sono dei dati assolutamente insufficienti, in linea con le priorità di questa Europa tecnocratica che non ha mai avuto a cuore la salute della gente. Io vorrei sommessamente fare notare al gentile pubblico che ci ascolta che anche in Liguria negli ultimi 25-30 anni non è cambiato nulla, a prescindere dal rituale cambiamento del colore dei governi, da Mori a Biasotti a Burlando per finire a Toti. La linea di indirizzo è sempre identica, gli ospedali vengono chiusi sempre, il turnover in ambito sanitario è sempre lì, i tagli nei confronti dei servizi essenziali non cessano, e queste tavole rotonde, pur importanti, pure dignitose, servono soltanto per mettere in piedi un triste gioco di burattini. Se le cose non cambiano con il cambiare del colore dei governi, questo succede perché il potere non è esercitato dove lo vedete. I politici si sono calati nel triste ruolo di meri esecutori di ordini sovranazionali, e sono io che ribalto la domanda: chi ha deciso le priorità del PNRR? Quale popolo sovrano europeo ha deciso che il 30% deve andare alla transizione green e solo l'8% alla sanità? Chi sono questi decisori per scegliere sulla nostra pelle? E allora noi di Democrazia Sovrana e Popolare proponiamo un cambiamento culturale radicale
radicale, perché senza teoria rivoluzionaria non c'è vera rivoluzione, ma solo gestione dell'esistente. Voi ricorderete Mario Draghi, molto amato dai poteri profondi, un uomo che non ha mai avuto cura e attenzione per la povera gente, dire: non abbiamo più i soldi per mantenere il welfare sul modello europeo. Ebbene, questo signore mente, perché i soldi per l'Ucraina e i soldi per i suoi amici li ha sempre trovati. Grazie Toscano. Marco Ferrando, Partito Comunista dei Lavoratori. Lei ha proposto una tassa patrimoniale di scopo per recuperare soldi da investire in sanità. Come la farebbe e a chi soprattutto la applicherebbe? Abbiamo proposto una tassa patrimoniale straordinaria di scopo del 10% sul 10% più ricco. Sopra i 3 milioni di patrimonio immobiliare e finanziario vi sono circa 4.000-5.000 miliardi di euro in Italia. Una tassazione del 10% significherebbe liberare 400 miliardi disponibili per la sanità, per la scuola, per l'ambiente. Certo, bisogna avere la coerenza di una grande battaglia anticapitalistica. Chi è che può, qual è il soggetto che può portare avanti questa rivendicazione? Il mondo del lavoro, dei precari, disoccupati, la maggioranza della società, coloro che hanno interesse a una svolta radicale delle politiche sanitarie. Purtroppo la sanità ha fatto da bancomat in questi 30 anni per pagare il debito pubblico alle banche e anche per sostenere le spese militari, che sono raddoppiate in 10 anni. E vorrei che anche la guerra, il tema militare, si affacciasse in questa discussione, perché riguarda anche la Liguria. Di alcuni giorni fa la notizia è che il gruppo militare Leonardo, il principale gruppo militare italiano, ha stretto un accordo con l'azienda bellica tedesca. La sede operativa di questo accordo produttivo di nuovi carri armati è Loto Melara, La Spezia, commissioni 23 miliardi di euro per costruire carri armati. Non si possono e non si debbono investire questi soldi nella sanità pubblica. Quindi patrimoniale sulle grandi ricchezze e abbattimento delle spese militari. Senza queste misure radicali e di svolta, tutti quelli che parlano di una svolta sanitaria nazionale o locale fanno chiacchiere e continuano a mentire, magari per ragioni elettorali, come hanno fatto negli ultimi 30 anni. Grazie Ferrando, addirittura in anticipo. E allora passiamo a Nicola Rollando. E prima o poi capita a tutti di finire al pronto soccorso, spesso ci si trova davanti a delle lunghe attese. Qual è la sua proposta per ridurre le attese causate dalla molteplicità di codici bianchi, codici verdi, insomma codici a bassa complessità che si ritrovano nei pronto soccorso? Allora, io ringrazio per la domanda, perché ultimamente mi è capitato purtroppo spesso e sono abbastanza sfortunato. Vorrei però iniziare a dedicare una piccola parte del mio intervento ai lavoratori che prima ci hanno dimostrato la loro rabbia e la loro disperazione per la mancanza di lavoro che gli incombe su di loro. Ecco, da parte mia c'è tutta la disponibilità a dare quel poco aiuto che siamo in grado di dare, ma tutto quello che possiamo, e tra loro e noi non esiste alcun tipo di... cioè loro sono noi e noi siamo loro da questo punto di vista, quindi il massimo di solidarietà. E credo che la democrazia si svolga anche in questi termini: quando loro non potranno più fare questo, noi non potremo più fare questo, vivremo in un sistema assolutamente tecnocratico. Detto questo, dico che a partire dal pronto soccorso, come mi ha detto, mi è capitato di trovare un medico che era stufo e arrabbiato di dover curare, mi diceva, un tossico tutta la notte, l'abbiamo dovuto operare perché è andato dentro un albero. Voglio dire, questo dimostra che ormai la sanità, anche a livello di cultura, si è trasformata in merce, anche attraverso, voglio dire, il pensiero degli operatori sanitari. Io credo che oltre a una grande opera di assunzioni a tempo indeterminato, addirittura agevolato per chi viene a lavorare nella nostra regione, che è una regione disastrata dal punto di vista dei trasporti, degli affitti e tutto quanto, bisognerebbe anche reinsanguare con sangue popolare, attraverso l'eliminazione del numero chiuso, la classe medica, che dovrebbe essere anche, voglio dire, istruita non solo dal punto di vista tecnico, scientifico, ma anche da quello umanistico. Abbiamo una mancanza di questo spirito di solidarietà, altro che giuramento
giuramento di Ippocrate. Quindi per eliminare questo tipo di approccio sbagliato, una grande opera, dicevo, di assunzioni a tempo indeterminato e le risorse, giusto, come diceva Ferrando prima di me, da recuperare da chi li ha, e io direi anche dalle grandi opere che dal punto di vista in generale non servono a niente. Grazie Rolando. Maria Antonietta Cella, Partito Popolare del Nord, una domanda che si lega, che in qualche modo è complementare alla precedente. Si parla tanto di medicina territoriale, di incrementare i servizi per evitare anche che i pronto soccorso possano essere ingolfati ed evitare che si ricorra sempre agli ospedali. Lei è stata sindaca di un centro dell'entroterra, come si punta, come si migliorano i servizi della medicina territoriale? Allora, intanto partirei dall'esasperazione che abbiamo vissuto oggi delle persone. Le persone, quando non hanno lavoro e servizi sanitari adeguati, si impauriscono, ed è corretto che ciò avvenga, perché sanità e lavoro sono i due temi fondamentali. E lavoro e sanità sono le problematiche che oggi deve affrontare l'entroterra. Il 70% dell'entroterra è ormai in uno stato di abbandono, perché abbiamo una viabilità terribile e quindi i servizi si spostano sulla costa. Cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo creare un'integrazione a livello di viabilità, perché senza viabilità diventa difficile la comunicazione, diventa difficile essere attrattivi e creare nuovi posti di lavoro. Ma soprattutto diventa difficile in una sanità come quella che abbiamo oggi, dove vengono effettuati tagli da 300 milioni sulle annualità 24, 25 e 26 da parte della Regione, per cui come primo, diciamo, obiettivo eliminare i tagli e cercare di investire sulla sanità locale, perché questo consente, attraverso infermieri, attraverso medici condotti, perché quando vanno in pensione quelli che oggi sono in servizio difficilmente avremo ragazzi di 30 anni che decidono di trasferirsi in montagna, se non ci sarà un'adeguata integrazione e soprattutto un adeguato sviluppo di opportunità economiche. Quindi il presidio del territorio passa anche e soprattutto attraverso ciò che riusciremo a dare nell'ambito socio-sanitario, perché gli uomini di montagna scendono a valle quando sono veramente gravi. Grazie Cella. La prossima domanda è per Nicola Morra di Uniti per la Costituzione e le chiedo, rispetto ai nuovi ospedali, agli ospedali che si stanno costruendo, sono stati avviati o devono essere avviati in Liguria, qual è la vostra posizione, se li sostenete tutti o se invece pensate che non debbano essere realizzati questi nuovi progetti? Allora, partiamo da Genova, il Galliera. Il nuovo Galliera non va fatto per come è stato pensato. Soldi pubblici non vanno dati a privati. Quello è un ospedale che risponde ad una fondazione di diritto privato, non è Stato. Quindi lo Stato i soldi ai privati non li deve dare in quel modo, punto primo. Punto secondo, noi dobbiamo mantenere l'esistente migliorandone la qualità, soprattutto in funzione dei bacini d'utenza. Faccio un esempio, l'ospedale di Cairo Montenotte. Cairo Montenotte permette alla popolazione della Val Bormida di poter avere un punto di riferimento qualora ci sia un problema emergenziale. È ovvio che si debba poter andare a Cairo Montenotte, perché altrimenti il nosocomio più vicino, che è quello di Savona, il San Paolo, non può essere raggiungibile in tempo utile. Questo è l'ABC. Per cui, per sommi capi, bisogna mantenere l'esistente, bisogna ridurre le spese amministrative, che sono molto spesso all'origine di scempi che impediscono di spendere in sanità, in salute per come si dovrebbe. I cittadini di La Spezia sanno che cosa sia il dramma del felettino. Per il felettino si sta pagando un mutuo di 30 milioni di euro acceso anni fa e però il felettino non eroga più servizi perché è un cantiere ed è un cantiere fermo. Per non parlare poi, per esempio,
della ripartizione in 5 ASL della sanità territoriale ligure. Domanda: perché c'è l'ASL del Tiguglio? Perché a suo tempo si pensava che si dovesse istituire la provincia del Tiguglio, poi non è stata istituita, e però si mantengono i vertici apicali con costi che potrebbero essere azzerati passando a Genova. Grazie Morra. La prossima domanda è per Marco Bucci. Lei ha dichiarato di voler azzerare le liste d'attesa facendo lavorare le macchine 18 ore al giorno. Però per fare ciò c'è bisogno del personale, bisogna pagare gli straordinari del personale, bisogna organizzarlo, bisogna anche reperirlo, e sappiamo essere un problema non soltanto ligure. Come pensa di fare? Le liste d'attesa sono un problema serio per i cittadini che percepiscono la sanità soprattutto attraverso questo discorso. Quando c'è l'emergenza, come ho provato io, la nostra sanità lavora bene, quindi non è questo all'ordine del giorno. Il primo problema sono le liste d'attesa. Innanzitutto bisogna far lavorare le macchine, questo è il punto principale, 18, 19, 20, anche 24 se necessario. L'abbiamo già fatto nel 2016 con l'AS3 e siamo riusciti in 4 mesi a risolvere il problema delle liste d'attesa. Il personale ovviamente deve essere quello che fa gli straordinari, se questo è sufficiente bene, se non è sufficiente lo integreremo col personale necessario, tenendo presente che anche i medici possono lavorare da casa, possono lavorare stando online come succede nei sistemi avanzati del mondo anglosassone. Quindi sono tutte innovazioni che noi possiamo portare al tavolo per contribuire al risultato. Si può fare, anche perché ridurre del 10-20% non serve a niente. Se oggi vi danno un anno di lista d'attesa, se riduci del 20% hai 10 mesi, e passare da un anno a 10 mesi non fa contento nessuno. Invece penso che tutti i liguri possano essere contenti se gli fanno un attacco alle 3 di mattina invece che aspettare un anno. Quindi questa è la soluzione. Non dimentichiamo che però bisogna mettere l'infrastruttura, ovvero sia ci sono 5 ospedali da costruire e 2 pronti soccorsi, e queste cose vanno fatte. E gli ospedali sono già finanziati, abbiamo 1.200.000.000 dall'INAIL per poter fare gli ospedali, vanno tutti fatti, Felettino, Galliera, Gaslini, Erzelli, Taggia, Cairo per il pronto soccorso e Albenga, che tra l'altro è un ospedale nuovissimo che va utilizzato bene. Non possiamo pensare di risolvere il problema della sanità senza un'infrastruttura adeguata, senza le macchine adeguate e senza ovviamente la motivazione del personale. Questo è l'altro grande progetto che noi portiamo avanti, abbiamo scritto sul programma. Il personale va motivato, perché un buon infermiere e un buon medico rendono la vita del paziente decisamente diversa. Grazie. Per favore, Orlando, per favore, silenzio. Onorevole Orlando, la prossima domanda è per lei. Chiunque sarà il prossimo presidente della Regione Liguria si ritroverà con una previsione di bilancio e un disavanzo fortemente negativo, forse superiore anche ai 100 milioni. Anche il suo programma è molto ambizioso sul rilancio della sanità pubblica, come si fa partendo da una posizione di conto economico così difficile? Intanto, prima di tutto, mi faccia manifestare solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Moody, così come a quelli di TecniSud, così perché chi difende... Applausi alla fine, per favore. Perché chi difende il proprio lavoro difende la propria famiglia e difende anche noi, come hanno fatto i lavoratori dell'Ansaldo, che per fortuna, Energia, che per fortuna hanno vinto. Poi mi faccia dire, io proprio per questo non propongo la possibilità di azzerare le liste d'attesa in un anno, perché so quali sono le condizioni finanziarie della Regione. Penso che se progressivamente le riduciamo, alla fine del mandato possiamo avere un allineamento con le regioni più virtuose. Questo significa spostare risorse dalla sanità privata, che è stata utilizzata come strumento sostitutivo, alla sanità pubblica. Questo significa abolire Alisa, che è un carrozzone inutile, che ha drenato risorse senza nessun beneficio per il funzionamento della sanità. Noi dobbiamo lavorare per fare in modo tale che si riduca quel gap con altre regioni che provoca ogni anno 900 euro di spesa per ogni ligure per curarsi, e il 10% di liguri che non si curano più. Quindi noi dobbiamo implementare
il personale, con incentivi, con assunzioni e con appartamenti a prezzo calmierato, perché molti infermieri che vincono il concorso non vengono perché in Liguria costano troppo le case. Dobbiamo lavorare per fare in modo tale che ci sia una sanità territoriale che dia una prima risposta. In Liguria su 31 case di comunità ne è stata realizzata una, soldi PNRR. E dobbiamo lavorare per fare in modo che ci sia una effettiva presenza del medico di base, liberandolo da incombenze burocratiche, consentendogli di essere quel medico di prossimità che può riorientare il sistema sanitario. Ecco, io so quello che si può fare e so quello che non è possibile fare, che si racconta solo in campagna elettorale. Grazie a tutti i candidati. Io vi prego ancora una volta di non interrompere chi parla con gli applausi, perché è una manifestazione di affetto ma danneggia innanzitutto chi sta parlando, per cui gli applausi alla fine vanno bene, durante per favore no. Adesso noi ripartiremo con un altro giro di domande, questa volta in senso inverso, quindi ripartirà l'onorevole Orlando che ha appena finito di parlare. Il tema è sviluppo economico, infrastrutture, sociale, lavoro, e io lascio per la prima domanda ai miei colleghi Mario De Fazio. Ripartiamo con Andrea Orlando. Lei in campagna elettorale ha insistito molto sul concetto di reindustrializzazione sostenibile, quindi puntando a coniugare lavoro e tutela ambientale. Come si crea lavoro? Ci faccia qualche esempio concreto. Accorciando la catena del valore, accorciando la catena delle forniture, il mondo è diventato meno sicuro e più costoso andare ad investire all'estero. Noi abbiamo grandi poli attrattori che dobbiamo difendere, grandi imprese che sono l'orgoglio di questa regione, e credo che noi possiamo lavorare per fare in modo tale che molte imprese vengano nella nostra regione. Ma perché questo avvenga bisogna abbassare il costo dell'energia. Siamo la 20ª regione nella produzione di energia rinnovabile. Dobbiamo lavorare molto sulla formazione. I soldi del PNRR si rischiano di buttarli via, eppure ci sono molti soldi sulla formazione. Dobbiamo lavorare tra lo scambio, tra centri dell'innovazione, della ricerca e dell'università con le imprese. Dobbiamo lavorare, e questo è assolutamente fondamentale, per costruire delle infrastrutture sociali che consentano di aumentare il numero degli occupabili. Oggi molte donne non lavorano perché devono scegliere tra la cura di un anziano o di un figlio piuttosto che l'occupazione. A un certo punto della vita sono costrette a dover scegliere e noi non dobbiamo costringerle a questa scelta. Dobbiamo lavorare per fare in modo tale che nella nostra regione ci siano infrastrutture adeguate a questo disegno. Io vorrei dirlo qui con molta chiarezza, perché questo è stato un elemento su cui si è marciato molto. Noi siamo per fare tutte le infrastrutture che sono necessarie a questo disegno e che sono contenute nel PNRR, che abbiamo conquistato noi. E vorrei ricordarlo questo, perché molte delle forze politiche che sostengono il candidato Bucci non hanno votato il PNRR. La diga e il terzo valico non ci sarebbero se l'Italia non avesse conquistato il PNRR. Quindi, però, le infrastrutture non sono solo le strade, le ferrovie, sono anche la banda larga, sono anche i centri di calcolo, sono anche quelle che possono far crescere un'economia digitale nella nostra regione. Io penso a questa Liguria. Grazie Orlando. Domanda per Marco Bucci, per favore. Sindaco, lei si è dichiarato più volte a favore dell'autonomia differenziata e pensa che potrà portare dei benefici alla nostra regione, soprattutto nell'ambito della portualità, degli investimenti. E le chiedo, non c'è il rischio, essendo una regione con una spesa sanitaria pro capite molto elevata, di andare a perderci nel complesso? Non è precisamente questo quello che ho detto io. Io ho detto che noi vogliamo essere favorevoli a una regione autonoma, esattamente come il Friuli e esattamente come il Trentino Alto Adige. In Friuli il porto al ferro bonus, cioè uno sconto importantissimo per portare le merci sul ferro. Noi qui a Genova non ce l'abbiamo. Il Friuli ha la ZES,
noi non riusciamo neanche a far partire la ZLS. Cioè dobbiamo assolutamente essere alla pari delle altre regioni d'Italia per poter competere sui mercati mondiali. Se facessimo così saremmo addirittura alleati del Friuli per poter essere veramente la porta d'ingresso della blue economy nell'Europa, e questo darebbe un grandissimo sviluppo alla nostra regione, e soprattutto per quello che succederà nel Mediterraneo a causa della grande crescita del Nord Africa, noi avremo la possibilità di essere veramente il punto d'ingresso di tutte le merci, persone e dati che oggi arrivano e che arriveranno in futuro verso l'Europa passando da Genova. Quindi è una grandissima opportunità di sviluppo. Rendiamoci conto anche che dobbiamo fare le infrastrutture sono fondamentali. Ricordo al candidato Orlando che né la diga, né il tunnel, né il bacino di Sestri sono dentro il PNR, quindi sono assolutamente fuori dal PNR, per cui se lui approva le infrastrutture del PNR, queste qua non le fa fare, perché non sono nel PNR, come non lo sono ad esempio tante altre infrastrutture della Liguria che noi invece vogliamo fare, perché non è possibile in Liguria avere un binario soltanto tra Finale e Andora, non è possibile avere intasare l'autostrada perché non si ha il coraggio di fare la gronda o la supergronda, quella che sta in alto tra Fredosa, Carcari e Albenga. Quando il Frejus chiuderà, il Monte Bianco chiuderà e tutto il traffico per la Francia sarà attraverso Ventimiglia. Dobbiamo prepararci a una situazione infrastrutturale che porti la Liguria ad essere veramente una regione internazionale che sia al posto di alta qualità di vita e dove sia possibile fare il business come lo si fanno nel mondo moderno. Grazie. Nicola Morra, per cortesia. Per cortesia, andiamo avanti. Nicola Morra, la Liguria ha un bisogno di infrastrutture storicamente ed è un dato abbastanza oggettivo. Siete favorevoli o contrari, e nel caso perché, ad opere come Terzo Valico, la Gronda, la Nuova Diga? La Liguria dovrebbe aver memoria di come siano state fatte le infrastrutture nel corso degli ultimi decenni. Io ieri con un amico ricordavo il grande bacino che fu realizzato a partire dagli anni 70 e che poi fu svenduto ai turchi perché lo portassero via dal porto. Un'operazione per miliardi e miliardi di lire che poi abbiamo pagato tutti quanti noi, ma di fatto è stata regalata appunto ai turchi. Così come ricordo sempre, perché sono nato in questa città, le intercettazioni in cui i tecnici che avrebbero dovuto asseverare la realizzazione dei lavori di manutenzione sul viadotto Morandi sostenevano che quella manutenzione non era fatta, ma veniva certificato il contrario. E allora tutto questo ci permette di dire che noi dobbiamo effettuare innanzitutto una moratoria sulle grandi opere, perché questo territorio ha innanzitutto bisogno di una grandissima opera pubblica, un investimento massiccio nella manutenzione del territorio, dell'ambiente, perché non è pensabile, qua tutti quanti abbiamo fatto discorsi su azzeramento delle liste d'attesa, potenziamento del lavoro dei macchinari, poi però c'è un'allerta gialla, arancione o rossa e non si può più andare in ospedale, e tutto quello che era programmato per quella mattinata slitta chissà quando. E questo riguarda anche le scuole e tutto il resto. Questa non è né destra, né centro, né sinistra, questa è razionalità. Scusate, ma le palanche mi è stato insegnato che si gestiscono in un certo modo, soprattutto se sono pubbliche. E allora, se vogliamo continuare a spendere per ottenere in cambio fregature, liberi di farlo. E poi ricordo a tutti che c'era qualcuno intercettato che diceva un anno prima della conclusione della gara, tanto sappiamo la diga chi la vince. Grazie. Maria Antonietta Cella, lo sviluppo deve essere per tutta la Liguria, anche per l'entroterra. Lei è stata sindaca di Santo Stefano d'Aveto, l'abbiamo già ricordato, ma insomma è vive nell'entroterra, quindi qual è la sua ricetta per le aree interne? Io, essendo candidata alla Regione Liguria, non vorrei parlare solo di entroterra, anche se è il 70%, e quindi parto dal porto.
Il porto di Genova, Spezia e Savona hanno un gettito per le casse dello Stato pari al 43% del gettito di tutti i porti liguri. Nello specifico, se parliamo di numeri, sono 10 miliardi. Il ritorno che abbiamo è dello 0,01, 10 milioni. Qui stiamo parlando di grandi opere, del porto più interessante nell'ambito del bacino del Mediterraneo, del porto dove le merci internazionali sbarcano per andare nel nord Europa, e mancano le infrastrutture. Mancano tutte quelle condizioni che consentano di rimanere attrattivi, quindi di mantenere questo primato di commercio, ma soprattutto diventa fondamentale che queste merci, che molte volte vanno fuori regione per essere lavorate, poi ritornano al porto per andare via come materie, diciamo, costruite, che si fermino sul territorio, quindi creino posti di lavoro e le lavoriamo in casa. Le infrastrutture sono fondamentali per creare queste condizioni e per consentire di rendere attrattivo anche l'entroterra. L'abbiamo detto prima per la sanità: se oggi un albero è sufficiente per impedire all'ambulanza di passare, dobbiamo prima di tutto rendere sicure le nostre strade. Lo viviamo in autostrada con le code, lo viviamo nell'entroterra con gli alberi che impediscono il passaggio. Quindi le grandi opere sono fondamentali le manutenzioni delle viabilità minori, ma si fanno con i fondi che non arrivano. Grazie, grazie Cella. La prossima domanda è per Rolando ed è una domanda di stringente attualità, considerato quello che abbiamo visto stamattina prima che iniziasse il nostro dibattito. Piccolo commercio, come si tutela ed è compatibile o meno con la diffusione della grande distribuzione? Ma la grande distribuzione offre ai grandi gruppi, anche politici, che si contendono il governo di questa città, grandi opportunità dal punto di vista di tutti i tipi, cioè dal punto di vista del passaggio del consenso e anche, voglio dire, di avere delle utilità pratiche e economiche. Da questo punto di vista sappiamo che Genova è una delle città che è più interessata a questo tipo di fenomeno, ed è difficile pensare che chi fino ad oggi ha vissuto di questo domani faccia una grande rivoluzione copernicana di questo tipo di progetto. I piccoli negozi e le piccole attività artigianali e di commercio sono il cuore, diciamo, della vita concreta della gente semplice. Io faccio fatica a fare proposte organiche perché mi sembra di vivere sul Titanic quando stava affondando. Abbiamo due schieramenti che hanno governato la nostra città, la nostra regione per gli ultimi 30 anni, portandoci a questo livello di disastro che non è solo il piccolo commercio. Lo vediamo dai trasporti, lo vediamo dal fatto che il 50% della gente non ha fiducia in questo tipo di proposte. Lo vediamo dal fatto che le scuole cadono a pezzi, lo vediamo dalla sanità che non esiste e che è sempre più una chimera. E io faccio fatica a vedere questo entusiasmo nei confronti delle proposte di due schieramenti che si candidano, mentre quelli piccoli come noi passiamo a fare da scendiletto, da maggiordomo a questi due schieramenti. Noi in questa campagna elettorale non abbiamo avuto nessun tipo di ruolo, siamo stati fatti oggetto di un silenzio, quando non addirittura di falsità. Ieri una televisione locale ha detto che i più giovani candidati sono uno di Forza Italia e uno del PD. In realtà noi abbiamo tre candidati, uno di 18 anni che alla mattina non può venire a fare iniziative come queste perché va a scuola, e abbiamo altri due candidati di 20 anni e uno di 25. Ma noi non esistiamo, esiste solo Bucci, esiste solo Orlando. Grazie. Candidato Marco Ferrando, in Liguria ci sono diverse e complesse crisi industriali. Lei come le affronterebbe? Ma intanto sostenendo incondizionatamente i lavoratori che sono impegnati a difesa del proprio posto di lavoro. Sicuramente questo riguarda tante vertenze industriali, come lei sottolineava, vertenze industriali come quella dell'ex Ilva, come quella della Piaggio, che vedono in realtà amministrazioni straordinarie
che mettono sul mercato lavoratori e macchinari offrendoli ai migliori offerenti e i migliori offerenti che si affacciano sul mercato internazionale in questo mondo in cui si fa business, per citare Bucci, sono quelli che chiedono la riduzione dei posti di lavoro o la riduzione dei diritti dei lavoratori per le imprese che eventualmente volessero comprare. Ogni passaggio di proprietà privata è stato un bagno di sangue per i lavoratori. Noi stiamo incondizionatamente a difesa dei posti di lavoro, lo siamo anche naturalmente nei settori non industriali. Qui abbiamo avuto questa mattina un'irruzione, combattiva, come giustamente deve essere, di lavoratori cui viene negato il diritto al lavoro da parte di un holding svizzera che dall'oggi al domani li mette sulla strada, come è già successo per la Rinascente, come sta succedendo con la Tecnisub, che ha inviato 300-400 lettere di licenziamento. Allora, il blocco dei licenziamenti deve essere una rivendicazione unificante dell'intero movimento operaio locale. Se una proprietà non garantisce il lavoro, bene, noi crediamo che si debba rivendicare la requisizione della proprietà a garanzia del lavoro, perché il lavoro è un riferimento per noi assolutamente incondizionato. Dopodiché io penso che ci sia anche un problema di riconversione. Cito solo un fatto: l'industria bellica, che sta facendo commesse a gogo anche in questa regione. Grazie Ferrando e grazie a tutti i candidati che stanno rispettando i tempi in maniera eccellente. Toscano, la giunta uscente in regione ha ideato uno strumento che si chiama Patto per il lavoro nel turismo, che concede degli incentivi crescenti a chi assume nel settore del turismo. Lei lo confermerebbe oppure ha altre proposte per coniugare la tutela del lavoro e la produzione di lavori con il turismo? Io sono favorevole a qualsiasi attività pubblica che riesca ad assorbire la disoccupazione crescente che in questo Paese produce drammi come quello che abbiamo visto questa mattina. Vorrei però fare notare che questi drammi sono il risultato di politiche precise, sbagliate, non arrivano per caso. Io vorrei chiedermi cosa fanno i sindacati. Io ricordo Landini, molto amico di Mario Draghi, lo ricordo affettuosamente abbracciato a questo signore, da sempre nemico delle classi lavoratrici. Allora chiedo a quei lavoratori che si sono affidati al lupo per salvaguardare la salute delle pecore se pensano di avere fatto una cosa giusta. Lo statuto dei lavoratori in questo paese è stato disintegrato non dalle forze di destra e liberiste, ma in particolare da quelle forze piddine di finto centro sinistra che in realtà vivono amorosamente abbracciate alle forze del capitale finanziario. Un modello economico è palesemente fallito. Noi non possiamo vivere soltanto di turismo, noi non possiamo pensare di deindustrializzare il paese perché tanto c'è la Cina che lavora e produce per noi. Quel modello è assolutamente da archiviare. Le tensioni geopolitiche crescenti, che sono il vero convitato di pietra di questa discussione, perché noi stiamo parlando come se vivessimo tempi normali, come se non ci fosse una guerra nucleare alle porte, come se il blocco del gas russo non determinasse dei pericoli mortali anche per la nostra economia e anche per la Liguria. Quindi continuiamo a suonare questa orchestrina sul Titanic recitando, diciamo, la parte di quelli che sono convinti che stia andando tutto bene. Invece, cari amici, non va tutto bene e non saranno delle tifoserie che si scontrano in maniera acritica a cambiare il corso delle cose. Ci vuole una presa di consapevolezza complessiva sul fallimento di un modello che dalla caduta del muro di Berlino in poi ha provocato in Italia e in Europa disoccupazione crescente, precarietà, fuga delle intelligenze migliori, deindustrializzazione. Il nostro progetto è molto semplice: sì al ritorno dello Stato imprenditore, basta con lo Stato regolatore. Grazie. Davide Felice, anche a lei chiediamo di turismo, grande volano di crescita economica, i numeri sono cresciuti in questi anni, bisogna continuare a farli crescere o in alcune situazioni particolari, penso alle Cinque Terre, a Portofino, bisogna studiare dei modelli diversi per limitare i danni, i pericoli dell'overtourism?
Io credo che il turismo, ma anche l'artigianato, l'industria, qualsiasi settore che garantisca sviluppo economico siano fondamentali e debbano essere valorizzati. Ma ancora prima di parlare di sviluppo economico, io credo che ci sia un presupposto da salvaguardare, che è la credibilità della politica, perché parliamoci chiaro, più del 50% delle persone si astengono perché sono stufi di continuare a sentire proposte su proposte su proposte. E quindi io vi dico qui, come Forza del Popolo, ve le do io una proposta per recuperare la credibilità politica. Entro 30 giorni dall'insediamento del prossimo Consiglio regionale, qualora avessimo anche un solo consigliere regionale, noi proporremo la riduzione, la decurtazione dell'indennità di presidente, assessori e consiglieri regionali del 10% della propria indennità. Questo perché non permetterà certamente di risolvere i problemi dello sviluppo economico. Ma signori, guardiamoci in faccia, almeno avrete la possibilità di capire che noi di Forza del Popolo siamo qui per, lo dico in dialetto bresciano, laura, per lavorare, non essere legati alle poltrone. E soprattutto, a prescindere da chi vi piaccia, Bucci, Orlando o chi volete voi, avrete la contezza, solo una contezza fondamentale, quella di capire chi è un mestiere tirante legato solamente alla cadrega, da chi, come noi di Forza del Popolo, è unicamente motivato da uno spirito di servizio. Questo spirito di servizio non lo sentirete da nessuno, non l'ho più sentito, sono 30 anni che non lo sento più, e quindi siamo stanchi di sentire ricette preconfezionate, ma partendo dal nostro, rimettendoci del nostro, allora portando credibilità alla politica, anche la società capisce che c'è una pubblica amministrazione che effettivamente ci mette del proprio e che quindi sarà il motore per un grande sviluppo economico. Grazie Felice. Alessandro Rosson, uno dei problemi principali più avvertiti dai cittadini è il trasporto pubblico locale. Lei come lo affronterebbe? Bisogna fare le persone serie, perché se sentiamo Orlando, se sentiamo Bucci, a me dispiace, ma stanno raccontando un sacco, ve lo dico, senza timori, di frottole. Io a Babbo Natale non ci credo più dall'età di 8 anni, quando ho tirato la barba finta nella buon'anima di mio papà. E allora bisogna fare le persone serie. E come si fa? Noi di Indipendenza le soluzioni ce le abbiamo, bisogna battere i pugni sul tavolo, non fare le chiacchiere e dire quando saremo, faremo, perché Orlando, da ministro, ha fatto poco e niente, e Bucci, in continuità di Toti, che 9 anni non ha fatto niente assolutamente. Perché io mi rivolgo a voi, siete cittadini come me, non siamo assessori, non siamo manager, super manager, prendiamo gli autobus, prendiamo i treni, prendiamo le strade e le autostrade. Ma lo sappiamo a che ora si parte? E non lo sappiamo. Ma voi sapete a che ora si arriva? E non lo sapete. Io mi sono preso un regionale per andare a Ventimiglia per vedere il disastro che c'è al confine con la Francia, perché i francesi sono furbi, li buttano di qua gli migranti. Ci ho messo 5 ore. Ma stiamo scherzando? 5 ore? Ma si va a New York in 5 ore con un volo aereo? E allora si è firmato un contratto. Si è firmato un contratto con Trenitalia S.p.A., il contratto si straccia, non bisogna fare discorsi, il contratto si straccia. E ve lo dice un avvocato, perché il Secolo, che è sempre molto attento sui trasporti, ha fatto un bell'articolo, e io voglio dargliene merito. L'estate nera dei treni, bocciate tutte le linee, scattano penali e bonus. Bene, penali e bonus, e il contratto si straccia. Perché non si mungono le cinque terre, si incassano milioni di euro e poi non si sa dove vanno a finire. I soldi devono restare sul territorio ligure. Bene, siamo arrivati all'ultima domanda, all'ultimo giro di domande. Io ringrazio davvero tutti i candidati perché sono disciplinatissimi nello stare nei 2 minuti. Ringrazio anche per qualche eccesso di passione, perché la politica è passione, e quindi mi va benissimo che si veda che insomma il futuro della Liguria sta a cuore a tutti i candidati e a tutti gli elettori. L'ultima domanda che faranno sempre i miei colleghi Emanuele Rossi e Mario De Fazio
ha più un carattere politico. Ovviamente non può essere uguale per tutti, perché ciascun candidato ha liste diverse, ha coalizioni in qualche caso, ha dinamiche di alleanze, e quindi ripartendo da Alessandro Rosson, che è appena terminato, perché come vi dicevo si fa un giro da una parte e poi quello successivo dall'altra, lascio la parola a Emanuele Rossi. Grazie direttore. Allora ripartiamo con Rosson. La domanda è sul partito che vi sostiene, un movimento che si presenta per la prima volta in Liguria, che è Indipendenza, fondato da una figura storica del centrodestra, della destra italiana, come Gianni Alemanno. Tra l'altro ho visto che era qua prima, però non so. L'hanno chiamato prima. Ah, ok, vabbè. La domanda però è questa: non rischia questa novità della politica di indebolire poi il voto tradizionale del centrodestra e quindi di favorire i vostri avversari storici? Ma noi non vogliamo favorire nessuno. Noi chiediamo il voto per Indipendenza perché siamo alternativi alle facce della stessa medaglia. Bucci, Orlando, facce della stessa medaglia. Bla 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 bla, ma risultati zero. E allora noi l'Indipendenza cosa vogliamo fare? E noi chiediamo il voto a quella destra che non è più rappresentata, perché Toti rappresentava un centro, Orlando rappresenta una sinistra un po' addormentata. Noi chiediamo il voto a quei cittadini di destra, ma non solo. Noi chiediamo il voto a quelle centinaia di migliaia di liguri che non vogliono andare a votare. Allora io guardo negli occhi voi tutti e anche quelli che ci stanno seguendo da casa, ma noi vi vogliamo regalare un sogno, vi vogliamo regalare una goduria. Ma voi vi immaginate se tutti voi che non volete andare a votare, non avete ancora deciso, il 27 e il 28 ottobre andrete e metterete una X sull'Indipendenza, il primo partito della lista sinistra? Ma che goduria! Quante sedie le mancheranno? Quante persone andranno a casa? Quante persone che non hanno mai lavorato andranno a lavorare? E allora io vi dico, andate e votate Indipendenza. Quella sera, lunedì sera, guarderete il telegiornale e vedrete queste facce bianche, spaurite, intimidite, non sanno cosa fare. 9.000 al mese alla poltrona che c'è in via Fieschi, molti di più quella in piazza di Ferrari. E allora io vi dico, regalatevi il sogno di mandarli a casa. Più ne mandate a casa, più godrete. Quella sera vi godrete la cena con le vostre famiglie, vi berrete un buon bicchiere di vino e sarete contenti di aver mandato a casa un sacco di cialtroni che in 9 anni non hanno fatto niente. Questo è il motivo per cui dovete andare alle urne e votare Indipendenza, perché noi siamo persone serie e ci mettiamo la faccia. Questa è la faccia che ci metto io, le cose che penso le dico e le cose che dico le faccio, o almeno ci provo. Grazie Rosson. Davide Felice, lei si candida con una lista, con un movimento, Forza del Popolo, di cui oggettivamente si conosce poco. Ecco, ce lo racconti un po' e soprattutto si sente di destra o di sinistra? Forza del Popolo è l'esatta traduzione di Demos Kratos, molto semplicemente la democrazia. Noi ci basiamo sull'articolo 1,2 della Costituzione, a mente del quale la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Perché ripartiamo da questo principio? Perché questo principio è stato vituperato da una classe politica veramente imbarazzante. Noi di Forza del Popolo, e non lo diciamo per cliché né per accattivarci il voto di chi che sia, non siamo né di destra né di sinistra, perché questa dicotomia è ormai superata. La vera contrapposizione sta da un lato dalle elite finanziarie, da interessi sovranazionali che stanno svendendo la nostra magnifica Italia, e dall'altro c'è il popolo, ci sono le nostre vite, la storia siamo noi, le tradizioni, i dialetti, la cultura, ciò che ci ha resi grande. E noi di Forza del Popolo staremo sempre dalla parte del popolo, a qualsiasi costo. Noi, lo dicevo prima, siamo qui spinti da uno spirito di servizio. E quando Giovanni Falcone disse
che le cose vadano così. Non è sempre detto che debbano andare così, ma quando c'è da fare i più preferiscono lamentarsi anziché fare. Noi invece ci vogliamo rimboccare le maniche, perché io sì, sono Foresto e vengo da Brescia, però tutti i candidati e le candidate di Forza del Popolo vivono in questo territorio, in questi meravigliosi territori, e conoscono le realtà. Uniti si vince con amore e libertà. Questi sono i nostri principi. Diamo entusiasmo, diamo energia. Siamo seri, sì, ma è col coraggio che si vince, con il cuore. Questa è Forza del Popolo. Francesco Toscano, anche voi, diciamo, proponete di superare questa dicotomia, come ha detto il candidato Felice, tra destra e sinistra. Io le chiedo come, e anche se non si rischia di generare un po' di confusione nell'elettorato con tutte queste proposte terziste. Rispondo molto volentieri. Intanto non siamo noi che diciamo che la dicotomia è superata, ma sono i signori che ci governano. Quando vincono delle forze politiche che a questi signori non piacciono, ricordo un commissario tedesco che si chiamava Oettinger, i commissari europei dicono: i mercati insegneranno agli italiani come si vota. Quando in Grecia vinsero un referendum quelli che chiedevano la fine di inutili e sadiche misure di austerità, i signori d'Europa dissero: va bene, annulliamo il referendum, tanto comanda sempre il pilota automatico. Quindi non siamo noi a dire che è una finta democrazia, sono quelli che ci comandano, che ci spiegano in maniera molto cinica che questa nostra democrazia è solo apparente e che i politici sono chiamati a recitare un ruolo meschino di meri servitori di interessi profondi. Noi democrazia sovrana e popolare diciamo una cosa semplice: la vera linea di demarcazione che oggi separa un'idea da un'altra riguarda un modello di futuro. O questo globalismo appaltato alle grandi banche d'affari finanziarie, appaltato a questi tecnocrati, oppure il ritorno di un'idea di democrazia sostanziale che può avvenire soltanto all'interno di un preciso perimetro territoriale. Noi diciamo chiaramente che adesso stiamo vivendo una crisi della democrazia e sarebbe il caso che tutti prendano atto di questa difficoltà. Abbiamo un 50% di cittadini che non crede più al voto, votano soltanto quelli che in un modo o nell'altro si sentono privilegiati. Il rituale cambiamento tra destra e sinistra non produce nessun cambiamento sostanziale, come ho spiegato all'inizio del mio intervento. I movimenti di protesta cresciuti sull'onda della crisi, penso ai grilli, una volta andati al governo hanno dimostrato di essere peggiori di quelli di prima, dei demagoghi che cavalcavano la rabbia della gente soltanto per perpetuare gli stessi schemi e le stesse idee politiche. Noi proponiamo un cambiamento culturale chiaro, che significa basta con la dittatura dei mercati, un ritorno al protagonismo della democrazia dal basso, sia ad un welfare garantito da una banca centrale di pubblica istanza, una politica che torni ad esercitare il primato contro poteri militari e finanziari, altrimenti sarà il disastro. Grazie Toscano. Marco Ferrando, lei esprime una posizione anticapitalistica. È attuale ancora e praticabile? È drammaticamente attuale, perché ci avevano spiegato quando crollò il muro di Berlino che il capitalismo avrebbe assegnato all'umanità un futuro di pace, di prosperità e di progresso. Sono passati 30 anni e in realtà il capitalismo internazionale in ogni paese su scala globale ha progressivamente smantellato i diritti e le conquiste delle generazioni del dopoguerra. Il mondo non va avanti, va indietro. E la grande competizione che si è scatenata tra imperialismi vecchi e nuovi per la spartizione del mondo trascina con sé un futuro di guerra. Quello che si affaccia anche in questa regione con gli insediamenti dell'azienda Leonardo, quello che si affaccia in Italia con la moltiplicazione delle spese militari, in realtà si iscrive in una tendenza mondiale. 3.000 miliardi annui di spese militari sono un qualcosa che ricorda la vicenda degli anni 30, esattamente la preparazione della guerra. E allora il punto centrale che poi emerge in tutte le discussioni locali, nazionali o internazionali è questo: o si mette in discussione la struttura capitalistica della società e quindi un'organizzazione della società basata sulla dittatura del profitto, che è quella che smantella la sanità, saccheggia l'ambiente, porta al mondo verso la guerra, e si costruisce una società alternativa, oppure ci si rassegna, ahimè,
a un progressivo declino, a una progressiva regressione storica della condizione umana. Come riportare tutto questo in una competizione locale? Col fatto che tutte le rivendicazioni oggi della popolazione povera in Liguria, a partire dai lavoratori, implicano una prospettiva anticapitalistica. Grazie. Rolando, la domanda è molto semplice per lei. La sua lista riunisce tre movimenti di sinistra, di estrema sinistra, ma perché non si riesce mai a fare un fronte comune tra tutti i candidati, tutti i movimenti che si riconoscono in quell'area? Ma è molto semplice questo fatto. Intanto io ho l'opportunità di dire che i comunisti ritornano sulla scena politica. Questo è stato un dato politico completamente sottaciuto o taciuto completamente. I comunisti hanno governato la Liguria attraverso il Partito Comunista e con le giunte di sinistra, che hanno avuto sì dei problemi, ma più che altro problemi di prospettiva e di traguardamento di orizzonti più grandi, perché dal punto di vista della gestione della cosa pubblica e di gestione degli interessi del popolo, avevamo i consultori, avevamo i consigli di quartiere, avevamo l'edilizia popolare, avevamo una piena considerazione dei lavoratori, cosa che poi con il succedersi degli anni è completamente sparita. E che poi, voglio dire, abbiamo avuto poi gli anni, nella mia formazione politica ci sono tre partiti, tra cui una Rifondazione, che ha avuto oggettivamente un ruolo di governo all'interno dell'amministrazione Burlando. Beh, oggettivamente il fatto che questa forza politica oggi sia lei con noi nella contestazione della sinistra in quanto tale, della falsa dicotomia all'interno di un partito unico di affari, anche questo sarebbe stato un dato politico da rilevare, assolutamente sottaciuto. L'unica cosa che abbiamo saputo è se Boitano passava di qua o di là, se la Paita c'era o non c'era, se Renzi era dentro o fuori. In realtà noi credo che poniamo all'ordine del giorno delle problematiche politiche anche interessanti. Io faccio fatica ad assumermi un tipo di responsabilità così alta, ma ci metto tutta la mia buona volontà, la mia forza, le mie capacità al fine di riportare il traguardo che non c'era stato di un orizzonte di trasformazione della società, che poi è stato il motivo per cui con un soffio, appunto quello della caduta del muro di Berlino e alla fine del Partito Comunista, tutte queste conquiste e queste condizioni di vita migliore sono state portate via. Grazie Rolando. Maria Antonietta Cella, lei si candida con un movimento, il Partito Popolare del Nord, che è nato per cercare di intercettare i leghisti della prima ora, i delusi dalla svolta impressa dalla leadership di Salvini. Perché un leghista della prima ora, un leghista deluso dalle ultime evoluzioni del partito, dovrebbe scegliere lei? Perché parliamo di fatti concreti. Diciamo che il partito nasce per parlare di autonomia, autonomia che diventa fondamentale e indispensabile per avere le risorse sul territorio che le produce. Abbiamo citato il porto prima, abbiamo citato la necessità delle grandi infrastrutture e dobbiamo citare la necessità della Liguria di diventare di nuovo attrattiva. E per diventare attrattiva abbiamo bisogno di questi grandi quattro macro temi costosi, che sono le infrastrutture, che sono i servizi sociosanitari, che passano attraverso l'ambiente, che ha bisogno di manutenzione. Stiamo vivendo i drammi dell'Emilia-Romagna, ma i drammi dell'Emilia-Romagna sono legati tanto alla non manutenzione dei fiumi, degli scolmatori. È inutile che si pensi che l'acqua passi e non si entra dove è passata l'acqua per togliere ciò che ha depositato. Chiuse le comunità montane, il territorio non ha più avuto manutenzione. Dobbiamo tornare lì se vogliamo un ambiente sicuro. E l'altro tema che ci consentirà di essere attrattivi è la cultura. Quindi perché votare? Votare perché noi abbiamo intenzione che lo Stato, che incassa dal nostro territorio, abbiamo citato il porto prima, ma posso citare l'industria della Liguria, che butta 7 miliardi nelle casse dello Stato. Dobbiamo avere un ritorno che ci consenta di poter intervenire su quelle che sono
le infrastrutture, i macro temi fondamentali per dare servizi alla persona, per creare opportunità di lavoro alle persone e per consentire alle persone di muoversi in sicurezza dalla costa all'entroterra. Dobbiamo quindi mettere a sistema il territorio. Grazie Cella. La prossima domanda è per Nicola Morra. Lei è stato senatore del Movimento 5 Stelle, poi lo lasciò al momento del voto per il governo Draghi, mi corregga se sbaglio, però le chiedo una cosa, ha visto che nel Movimento le acque sono molto agitate, c'è uno scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, secondo lei Grillo voterà per lei? Allora, intanto io non ho lasciato, io sono stato espulso, che è una cosa diversa. Punto primo. Punto secondo, che cosa facciano gli altri mi interessa tanto quanto. Io personalmente non posso che ringraziare Grillo per tanti motivi. Altrettanto sinceramente le nostre strade si sono politicamente divise ormai da tempo, ma questo non significa mancare di rispetto. Purtroppo registro la deriva di una forza politica che era nata contro la partitocrazia e che aveva dato aspettative e speranze a tanti e che poi ha deciso di intrupparsi essa stessa nella partitocrazia. Io credo che tutti quanti noi si debba tornare, tutti, ivi compresi quelli che magari ci seguono da casa oppure quelli che non ci seguono affatto, perché ahimè questo è il vero dato politico, che l'astensionismo cresce sempre di più, dovremmo tornare ai valori della nostra Carta Costituzionale. Lì dove c'è partecipazione c'è democrazia. Al contrario c'è una maschera democratica per oligarchie, come hanno sottolineato Canfora e Zagrebeschi in una pubblicazione fortunata, ma forse poco letta, di qualche anno fa. Io poi personalmente, con tutti gli amici di Uniti per la Costituzione, sono stanco di essere tirato per la giacchetta sentendomi degli attacchi come se fossimo noi responsabili dell'insuccesso elettorale di alcuni. No, questo non ci interessa. Noi ci rivolgiamo a quel popolo che aveva dato fiducia ad un germe di speranza e che poi già a partire dal 22 per poi passare alle europee ultime non si è recato alle urne. Questa è la verità dei fatti, i numeri sono quelli. Grazie Morra. Bucci, lei di recente in un'intervista proprio con il nostro quotidiano ha spiegato che rispetto al tema della continuità con la precedente amministrazione manterrà questa linea, confermerà quello che di buono secondo lei è stato fatto e cambierà quello che invece ritiene sbagliato. Ecco, allora le chiedo cosa manterrà e cosa invece vuole cambiare. Confermo questo modo di operare. Quando sono stato eletto sindaco per la prima volta avevo tutto il risultato della Giunta Doria e le cose che andavano bene le abbiamo mantenute, molte cose le abbiamo assolutamente cambiate, altre le abbiamo addirittura rifiutate, come quando volevano vendere Amiu per un euro con 160 milioni di debiti. In sei mesi l'abbiamo rimessa a posto. Quindi queste cose si possono veramente fare. E diciamo che lo sviluppo economico, il turismo e quello che è stato fatto in Regione Liguria per aumentare il PIL, che è passato da 27.000 a 35.000 e a Genova è già 39.000. Ecco, queste sono cose che assolutamente continueremo perché sono assolutamente importanti. Nella sanità ci sono cose da migliorare, il che vuol dire che bisogna fare un drastico giro di volante, come dicevo prima, sia sulle infrastrutture per gli ospedali, sia per le liste d'attesa, e questo lo confermo. C'è da lavorare sull'ambiente per quanto riguarda la compatibilità ambientale con tutte le infrastrutture che dobbiamo fare, e lo faremo. Qui non farei un drastico cambio di rotta, ma farei un aggiornamento e soprattutto una modifica di quelle che sono le priorità. E qui possiamo discutere, ma ci vuole più tempo. Però questo vuol dire che siamo assolutamente flessibili a fare quello che vogliono i cittadini. Noi non veniamo qui a dire faccio questo, faccio quest'altro, veniamo a fare quello che interessa ai cittadini. Il sindaco parla con i cittadini e quando io parlo di fare il sindaco d'Italia, vuol dire, scusate, non d'Italia, il sindaco della Regione Liguria, vuol dire che io voglio pormi a livello di Regione Liguria come lavora il sindaco.
non come lavora il Presidente, cioè stando attenti a quelle che sono le realtà territoriali, stando attenti ai cittadini, stando attenti a quelle che sono le loro priorità. Perché con questo rapporto, che passa attraverso il contatto quotidiano, noi riusciamo veramente a soddisfare i nostri cittadini e portare la Liguria a essere una grande regione internazionale, che è il nostro obiettivo e il nostro sogno. Grazie Sindaco. Grazie. Ultima domanda. Ultima domanda è per Andrea Orlando. Per favore, grazie. Orlando, lei promette discontinuità molto forte rispetto alla gestione degli ultimi anni. Ci spieghi in concreto e in poche parole chiaramente in cosa consisterà questa discontinuità e soprattutto come potrà garantirla con una coalizione molto ampia, con sensibilità molto variegate e anche con ingerenze diciamo dei partiti molto forti. Guardi, la mia candidatura non nasce da una telefonata da Roma, nasce da una mia riflessione, una mia disponibilità e la capacità di far crescere dal territorio la condivisione di un programma. La campagna elettorale è uno stress test. Ci dicevano che ci saremmo divisi su tutto, in verità questo non è avvenuto. Ho detto che bisogna fare le infrastrutture che sono programmate, semmai bisognerebbe occuparsi di finanziare quelle che non sono finanziate. La gronda non è colpa dei comitati se non si fa, è perché si sono aspettati tanti anni per farla, nel frattempo i prezzi sono cresciuti e nessuno è andato a Bruxelles per rinegoziare le modalità di spalmamento su più anni nella realizzazione di quell'opera. Abbiamo un viceministro, poteva occuparsene. La coalizione è articolata, ma la coalizione, e questa è la condizione che io ho posto, deve impegnarsi su un programma che abbiamo dettagliato più, diciamo, degli altri, consentitemi questa presunzione. E questo ci impegnerà a tutti per lavorare in questa direzione. Ma la discontinuità è molto semplice dirla. Noi vogliamo essere discontinui rispetto al malaffare e alla corruzione che si è determinata in questi anni. Noi vogliamo... Per favore, noi, non è la corrida, facciamo finire l'intervento. Noi vogliamo essere in discontinuità rispetto, c'è una signora che non è d'accordo, ma tanti liguri sono d'accordo con me. Io penso che noi dobbiamo essere, posso recuperarlo qualche secondo? Sì, può recuperare signora, per favore. Io penso che dobbiamo essere in discontinuità con la sanità e come ha funzionato, perché non va aggiustato qualcosa, va cambiato tutto, perché altrimenti i liguri tra qualche anno non si potranno più curare in questa regione. Vogliamo una discontinuità sul modo in cui si è pianificato il territorio, in modo arbitrario, selezionando gli interlocutori economici e non parlando con la complessità del mondo delle imprese e dei lavoratori. La pianificazione non può essere arbitraria. Stop. Non può essere. Concluda, per favore. Vabbè, ci sono proprio dei tifosi. Beh, questa è un po' la prova della continuità. Non si può parlare male ai sostenitori di Bucci delle amministrazioni tote precedenti. Grazie. Se c'è una cosa, una delle tante cose che hanno creato disaffezione alla politica, secondo me sono i talk show degli ultimi 30 anni dove i politici si litigano, si alzano, lasciano lo studio. Oggi abbiamo 9 candidati che si sono comportati benissimo, quindi ci hanno dato un buon esempio. Per favore non venga il cattivo esempio dal pubblico, cioè dagli elettori che poi sono quelli che dicono... Adesso noi abbiamo l'ultimo giro di... Intanto no, volevo dire che ho visto un gesto bellissimo dell'onorevole Orlando che ha versato l'acqua a Sindaco Bucci e mi è venuto in mente... No. Mi è venuta in mente la foto di Bartali e Coppi che si passano la borraccia. Ecco. Come? Sì, l'ho visto. Quindi, insomma, cerchiamo di... Ciascuno ha posizioni differenti.
storie differenti, culture differenti, ma tutti i candidati sono qui perché si impegnano a fare qualcosa per la, mi permetto di dire, anche se sono nuovo, nostra Liguria. Allora, adesso c'è l'appello finale al voto. Io ricordo a tutti i candidati che avete solo un minuto. Ricordo che l'ordine è stato sorteggiato e il primo sorteggiato è Davide Felice di Forza del Popolo. Cari amici e amiche della Liguria, è giunto il momento di rialzare la testa, di tornare ad essere padroni del nostro destino e capitani delle nostre anime. È giunto il momento di dare aiga e corde, perché noi di Forza del Popolo siamo qui candidati perché siamo stufi di questa finta contrapposizione. Siamo disillusi e disamorati, esattamente come la maggior parte delle persone. Ma ciò nonostante, noi sappiamo che sotto la cenere della disaffezione, della disillusione, arde una brace di entusiasmo, di energia e di coraggio in ognuno di noi. E Forza del Popolo vuole essere il mastice che riavviva e riattiva questo fuoco. Quindi io vi chiedo questo, di vivere con gaudente audacia il presente, di trarre linfa dal nostro meraviglioso passato, il 27 e il 28, scrivere un'importante pagina di un glorioso futuro. Solo ed esclusivamente se saremo Forza del Popolo. Mi ero dimenticato di aggiungere, di ricordare ai candidati che il loro appello sul voto, così come tutto il dibattito precedente, è trasmesso in streaming sul sito del Secolo XIX e su tutti i nostri social. Quindi avete davanti un pubblico molto numeroso che vi ascolta per fare l'appello di voto che adesso spetta Maria Antonietta Cella del Partito Popolare del Nord. Nasco politicamente nel 95 in un piccolo paesino dove ho fatto il sindaco per 3 mandati e dove i cittadini, se non ti trovavano in comune, venivano a casa. Dobbiamo riportare la passione della politica nelle persone, dobbiamo ricominciare a parlare con le persone. Dobbiamo capire attraverso il dialogo con le persone le problematiche, le criticità e dobbiamo imparare che le istituzioni sono a servizio delle persone, quindi dobbiamo uscire dagli uffici e portare il nostro contributo ed informare cosa si fa all'interno degli uffici della Regione. Oggi abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di essere uniti e compatti. Ma soprattutto l'unica certezza che vi posso dare è che non mi rivedrete tra 5 anni, ma sarò con voi quotidianamente, perché di questo abbiamo bisogno. Grazie. Ora Nicola Rollando per l'Alternativa. Difatti, io vivo in questa regione da quando sono nato. Vivo nel nostro introterra dove ho fatto lavori nei boschi e nelle nostre terre da quando sono nato. Voglio dire che la nostra è una terra bellissima, Bucci dice una Liguria meravigliosa, ma in realtà viviamo in una realtà che è più da incubo che meravigliosa. Cioè, abbiamo ogni 2 ore che piove, siamo in crisi, salta tutto quanto. Abbiamo un abbandono della nostra introterra che è pauroso. Abbiamo i trasporti, l'autostrada che è la cosa più fatiscente che si sia mai vista sotto la terra e abbiamo un sistema di sanità e di servizi come la scuola che è allucinante, la viabilità per l'entroterra non esiste. Io voglio dire, questi hanno governato per 30 anni, 15 per uno. Se volete continuare a mantenere questo trend, avete da votare un'altra volta, siete tutti entusiasti. Se volete cambiare, ci sono delle proposte che sono alternative e basta. Grazie Rollando. Ora Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare. Noi ci rivolgiamo in prima battuta a tutti quei cittadini che vogliono uscire dalla palude dell'alternanza senza alternative fra una finta destra e una finta sinistra. Allo stesso modo ci rivolgiamo ai tanti delusi dalla demagogia grillina, da quelli che promettevano una rivoluzione e che invece poi hanno tradito tutte le aspettative. Questo è un momento storico molto particolare. Questa competizione ha un valore nazionale, non riguarda soltanto Genova e la Liguria. Guardate cosa è capitato in Germania, in Turingia e Sassonia. Un'elezione regionale ha cambiato la politica nazionale del governo.
governo Scholz. Noi dobbiamo impedire in tutti i modi che la fine di questo equilibrio basato sulla prepotenza degli Stati Uniti d'America getti il mondo nel caos. Leggevo prima che una industria israeliana verrà qui a costruire un centro di addestramento proprio in Liguria. Noi dobbiamo smetterla con questo clima bellicista, dobbiamo aprirci al mondo multipolare, dobbiamo guardare con attenzione e simpatia ai BRICS, dobbiamo volare alto, non dobbiamo limitarci a parlare di questioni importanti ma minute. Io non sono genovese, ma so che Genova è stata la prima città a liberarsi dal fascismo, è di buon auspicio. Ora Marco Bucci, candidato del centrodestra. Abbiamo un sogno, abbiamo una visione, abbiamo un piano operativo per una grande Liguria internazionale. Vogliamo migliorare la qualità di vita dei Liguri e di tutti i Liguri, in qualunque posto essi siano, in qualunque fascia loro appartengano. Vogliamo un posto dove sia bello vivere, abitare, lavorare, trascorrere il tempo libero e fare quello che uno desidera, perché la Liguria deve essere un posto dove tutti i desideri delle persone, delle industrie, delle aziende, dei turisti possano essere raggiunti, perché un'amministrazione intelligente, un'amministrazione efficace, un'amministrazione che lavora con i fatti riesce a soddisfarli. Vogliamo le infrastrutture, vogliamo la sanità, vogliamo l'ambiente, vogliamo il lavoro, vogliamo la sociale. A Genova l'abbiamo raddoppiato gli investimenti sul sociale, lo faremo anche nella Liguria. Vogliamo questo posto fantastico e non vogliamo lasciarlo ai signori del no, a quelli che non vogliono fare il futuro e vogliono la decrescita felice. Ecco, adesso per favore lasciamo l'appello all'avvocato Alessandro Rosson di Indipendenza. Il movimento Indipendenza è la vera alternativa a Bucci e Orlando. I problemi sono tanti: sicurezza, sanità, lavoro, infrastrutture, scuola. Sono problemi seri che vanno affrontati in modo serio. Bucci è la continuità con Toti. Bucci è quello che aveva promesso ai genovesi che sarebbe rimasto sindaco di Genova sino al 2027 e si è rimangiato la parola, non vi fidate di chi si rimangia la parola. Bucci è quello che non si è accorto di quello che succedeva nel porto di Genova sullo yacht di Spinelli, è uno che non si accorge di quello che succede nella sua città, come fa a accorgersi quello che può succedere da Ventimiglia a Sarzana, visto che vuole governare la Liguria. Sveglia Bucci, sveglia, e dico sveglia anche Orlando bambito dalle promesse e dalle super C di Bucci, addirittura si è messo a spararle anche a lui e le province liguri sono diventate improvvisamente da 4 sono salite a 5. E allora basta, fate le persone serie, vi chiedo il voto, ci metto la faccia, votate Indipendenza. Grazie. Marco Ferrando, Partito Comunista dei Lavoratori. Siamo una sinistra che non tradisce, siamo una sinistra che non si è compromessa né sul piano nazionale né sul piano locale con quelle politiche, quelle esperienze di governo del centro-sinistra che purtroppo, colpendo più volte i lavoratori, hanno finito col portarli all'abbandono e hanno spianato la strada alle destre, le destre peggiori a livello nazionale e locale. Non ci siamo mai compromessi in questi governi, esattamente perché la nostra ambizione non è un assessore o un ministero, la nostra ambizione è un'alternativa di società, la nostra prospettiva è una prospettiva anticapitalista. Non vogliamo semplicemente cambiare il consiglio d'amministrazione di questa società, vogliamo cambiare la società alle fondamenta. E vogliamo cambiare questa società perché questa società è basata sulla dittatura del profitto, che elimina progressivamente diritti e conquiste del lavoro. Si vota ogni 5 anni, ma poi comandano ogni giorno i capitalisti. Noi vogliamo un governo dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie Marco Ferrando. Ora l'onorevole Andrea Orlando, candidato del centro-sinistra. Grazie. Vogliamo cambiare. Chiediamo un voto per cambiare, perché gli anni che abbiamo alle spalle, questi 9 anni, non sono stati anni felici. Non vogliamo che i nostri ragazzi se ne vadano quando studiano e non vogliamo che siano sottopagati quando rimangono. Vogliamo una sanità che non sia in mano ai privati, perché questo possa garantire le cure per tutti.
Governerò seguendo tre principi. Non c'è prosperità se non è condivisa. La povertà non è una colpa, ma è un fallimento di tutta la società. Non c'è libertà se anche una sola persona, una ligure o un ligure, subiscono delle discriminazioni. Non c'è democrazia se non c'è partecipazione, e se c'è partecipazione non ci sono mafia e corruzione. Vogliamo cambiare perché vogliamo rompere con una stagione di malaffare nella quale poche persone decidevano sulla testa di tutti. Pochi uomini, non c'erano mai donne a decidere, privilegiati e ricchi. Vogliamo una Liguria per tutti. Grazie. Adesso l'ultimo, per favore, per favore. Per favore, non impedite a Nicola Morra, ultimo candidato, a fare il suo appello al voto. Uniti per la Costituzione. Mi rivolgo a coloro che non hanno mai voluto chiedere un favore, e ce ne sono tanti. Mi rivolgo a coloro che non sono andati a lavorare in porto perché magari erano legati ad un carrozzone politico. Mi rivolgo a coloro che per libertà e giustizia hanno operato dei sacrifici personali, e ce ne sono tanti. Questa è una terra che per libertà e giustizia ha anche avuto la capacità di versare il suo sangue. Genova si è liberata da sola, con le sue forze. E allora mi rivolgo a tutti quelli che sono liberi, che vogliono essere forti e che non hanno nulla per cui debbono ringraziare la partitocrazia, affinché si possa tornare ad una partecipazione seria. Ci sarà un cammino lungo da fare, perché le cose non si cambiano in due anni, ma c'è tanto da fare, sempre che si voglia tornare a investire in vita, gioventù. Qua c'è una crisi demografica che è figlia di questo arretramento culturale. Noi non abbiamo più speranza. Grazie. Allora, è il momento dei saluti. Io devo anche fare dei ringraziamenti. Primo a tutti i candidati che hanno accettato questo confronto, a voi che siete venuti. Lasciatemi ringraziare, permettetemelo, il secolo XIX, che con un evento così in questo palazzo dimostra di essere il giornale di Genova e della Liguria, di essere al centro della... Ringrazio Maurizio Introna, Giampaolo Guenzi che hanno, e tutti gli altri che hanno collaborato a gestire questa cosa, perché noi abbiamo solo parlato ma loro hanno lavorato, e i miei due colleghi Emanuele Rossi e Mario De Fazio, che sono stati straordinari. Grazie a tutti voi, buon voto.